Io sono Miss Magma, ho 22 anni e vivo in un piccolo paesino in provincia di Roma. Ho iniziato a scrivere all'incirca a 16 anni, quando dopo varie sventure tra amicizia e amore di quell'età sono rimasta completamente sola e l'unico mio appiglio, l'unico modo per poter sfogarmi è stata la scrittura. Ho iniziato a scrivere grazie a quello e anche l'unico modo, diciamo, per poter parlare a quel qualcuno o qualcosa che non c'era più. Dopodiché, man mano è diventata musica. Il mio ultimo singolo è uscito il 29 marzo e si intitola Odio e Tamo. Praticamente è stato un singolo che in realtà, nonostante è uscito molto più tardi rispetto all'EP, è stato scritto subito dopo aver scritto tutti i brani dell'EP. Infatti, come si nota dal titolo, Odio e Tamo è come è un contrasto, un titolo, un paradosso. E come è appunto il mio EP che si intitola Pace e Guerra. Odio e Tamo parla di fondamentalmente di una storia d'amore, dove all'inizio diciamo che sappiamo per certo, no? Quando si sa che l'amore non è corrisposto, o almeno lo si dà per scontato, non dichiarandosi. E quindi finisci per, nonostante ami quella persona, la finisci per odiare perché sai che non può darti l'amore che tu provi anche nei suoi confronti. Invece dopo si ha una svolta in cui, dopo la dichiarazione, non è proprio come ce l'aspettavamo, quindi è il contrario e l'amore diventa un amore corrisposto. Quindi c'è questo all'inizio odiare, infatti è tipo dico ti voglio ma fai male, perché appunto l'amore non è corrisposto, mentre poi nella seconda strofa c'è tutta questa dedica per l'amore che si prova. Grazie a tutti.